Buongiorno, partiamo Subito subito. stamattina non perdiamo tempo perché c'è tanto tanto da fare. Partiamo con un altro degli articoli che sia dell'accordo sui rifugiati sia su quello degli apolidi, a mio avviso c'è da soffermarsi. Anche questa volta stranamente molto simili, stessi principi, stessa base. Parto con quello dei rifugiati, articolo 5, diritti accordati indipendentemente dalla presente convenzione. Nessuna delle disposizioni della presente convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati, indipendentemente dalla convenzione stessa. Articolo 5 dell'accordo della convenzione sugli apolidi. Diritti concessi indipendentemente dalla presente convenzione. Nessuna disposizione di questa convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa convenzione. Comincerò a fare il gioco Trova le differenze, quindi invito tutti a munirsi di quelle che sono le scritture di cui parlo e parliamo insieme, perché è più immediata il confronto e quindi la ragionevolezza delle considerazioni. L'avrò detto a caso questo discorso? La ragionevolezza delle considerazioni? No, credo che sia un dato di fatto, perché sarebbe interessante che chiunque abbia da ridire, magari si mettesse in discussione nel merito e non sul niente. Quindi è proprio con i dati alla mano, con le scritture alla mano, con la grammatica alla mano, che possiamo operare in merito, non in altro modo, non con delle ideologie. Sapete com'è? Delle ideologie ci si possono fare libri. Quanti libri ci sono! Mentre invece con i dati di fatto, e cioè con atti ai quali tutti dobbiamo attenerci, magari si fa un po' più fatica quando basta leggere. È italiano. Quindi, ritorniamo su quelli che sono gli articoli. Mentre quello dei rifugiati dice, nessuna delle disposizioni della presente convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi. Quello degli apolidi dice, nessuna disposizione di questa convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi. Perché c'è questa differenza? Perché pregiudica e l'altro lede? Sarà mica perché la condizione di rifugiato, come abbiamo già ben potuto chiarire, è un po' più lata, no? È un po' più così. Chi sono i rifugiati? Chi possono essere? Solo quelli. Quella condizione lì è rivista in quella terminologia. Mentre invece pregiudica, è come se, andremo a ricercare le due parole magari più tardi, perché voglio che i furbi del paese possano discuterne in merito e poi noi come sempre rispondiamo con i dati di fatto. Però io prima mi piace che siano lì ad arrovellare il loro cervello oltre che lo stomaco e le budella. Quindi pregiudica, perché pregiudica? Perché si utilizza quello che è un termine molto più vicino al diritto, molto più specifico, forse perché non c'è solo una possibilità nella quale identifichi quel apolide. Non siete convinti, lo so, io sento che non siete convinti, andiamo avanti. Gli altri diritti e vantaggi accordati agli no, andiamo prima ai rifugiati. Gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla convenzione stessa. Mentre invece quella degli apolidi recita:
pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa convenzione. Che cosa vuol dire? Perché da questa convenzione, e nell'altra dice dalla convenzione stessa. Da questa perché è definita, cioè è precisa, è chiara. Ci sono degli articoli che definiscono chi è l'apolide e chi ci entra, chi non c'entra, chi può, chi è rivisto. Mentre invece per il rifugiato dalla convenzione stessa, dalla convenzione, qual è la convenzione? La convenzione stessa qual è? Quella lì? Quella che magari furbamente sarebbero stati capaci di fare successivamente, e quindi quelle altre legislazioni successive? Chiaro, no? Perché c'è questa differenza? Perché, come sempre, sta a chi nello studio, lettura, applicazione e determinazione di chi è, riesce ad esercitare i diritti. Sapete com'è? Quando si scrive e bisogna tener conto della polis, si tiene conto che non è tutto uguale. C'è chi vuole, chi non vuole, chi è in grado, chi non è in grado, il furbo e l'onesto. E allora anche chi scrive apre, abbraccia questa possibilità. È cattivo? È maldestro? È orrido? È malsano? Ma chi può dirlo? Io non giudico. Qualcuno sì? Io no. È l'interesse umano. C'è chi ha interesse al bene e c'è chi ha interesse alla confusione. Come chi ancora oggi, pur essendo il paladino della giustizia, continua a dire che è lo Stato che ci sta opprimendo. Chi è lo Stato? Siamo noi lo Stato. Quindi la mia domanda è: ma dov'è la verità? Soltanto in noi stessi. Infatti ho voluto aspettare alla mia considerazione personale rispetto a queste Olimpiadi, a tutto il chiacchiericcio che, come sempre, ruota intorno a un'ennesima distrazione di massa. Bellissimo, è stato fantastico vedere come ancora una volta hanno potuto accorgersi che non c'è nessuna crescita, siamo sempre gli stessi. Quelli a cui basta, anche quelli risvegliati, quelli a cui basta dargli la notiziola del momento con una scenata di apertura Olimpiadi che possa far discutere la massa. Bastava spegnere e non guardare, bastava non guardare nemmeno le Olimpiadi. Ma è lo sport, dov'è lo sport? Dov'è lo sport se sappiamo che quella manifestazione è stata prodotta con tutto ciò che è il futuro? È stata chiusa, entravi soltanto con un QR code all'interno e c'era riconoscimento facciale, ma è per la sicurezza, e quindi se io sono contro quella condizione me ne allontano. E quando qualcuno mi dice: ma l'hai viste? No. Ma hai sentito? No. Ma perché? Perché non alimento quel modus operandi. Cioè, basta molto meno. Anziché chiacchierare, basta fare. Fate. È un verbo molto sconosciuto. Chiacchierare invece è molto conosciuto. Sì. Giudicare, quello è un altro verbo molto conosciuto. A
sbagliato, l'inclusione, l'esclusione, poverina, cattivi, Ma non l'avete capito anche quest'altra mossa che è stata fatta? Bastava non presentarsi, non salire, far partire il ring e dopo farsi picchiare per 10 minuti e poi dopo 10 minuti farsi dire poverina. Basta non andare, non presentarsi, perché è logica. Se la forza di un uomo è maggiore della forza di una donna, basta non presentarsi. Io credo che, come sempre, continuiamo a complicarci la vita. E invece sarebbe tutto molto semplice. Basta leggere la legge, basta leggere qualche scrittura di importante per capire quanto con poco potremmo fare tanto. Detto questo, alla prossima!